Sono le immagini più belle di questa estate 2020 in Irpinia. Arrivano dalla villa comunale di Ariano, diventata in questo mese di agosto meta di turisti ed emigranti. Ad attirare l'attenzione dei visitatori, la mostra di Raffaele Guardabascio e le creazioni di suo figlio Giancarlo, allestite all'interno del castello normanno. Ariano, ieri e oggi. Un viaggio fotografico affascinante per rivivere insieme le tappe salienti della storia arianese. Oggi c'è poco di quello che c'era una volta e quindi quel poco lo abbiamo messo un po' in risalto per far conoscere ai giovani, per non dimenticare, diciamo. Le fontane, tanti scorci, anche tanti volti. Le fontane sono già conosciute, sono quelle sulla strada Regia delle Puglie. Gli scorci sono i soliti, quello che conta di più sono i volti dei cittadini, di 100 cittadini, che alcuni non ci sono più ed altri che sono ancora in auge. E poi il pezzo più grosso è il castello, il rifatto nel a perfezione, insomma, con tutti i particolari. E cosa colpisce maggiormente il visitatore? Che cosa chiedono? Il castello. È una bella donna che la stanno fotografando tutti.